questo momento siamo collegati in diretta con Scandicci, praticamente in via dell'Acciaiolo, angolo via Pisana, per uno spaventoso incendio che sta interessando tutto il quartiere. Pare abbia messo praticamente al buio questo quartiere. Cosa sta bruciando? La luce rossa. La luce della nuova, la luce rossa. La luce rossa. Quella doveva essere nuova. Tanto siamo tutti fuori, macchina lì. Un po' di una rispengia, tanto ci vuole. Si sta pigliando fuori tutte le coibentazioni che avevano fatto. Tutte le? Coibentazioni, però anche altre cose. E qualcuno sbagliava già, eh. Bene, lui, affidare lavori troppo di basso. Sentite le esplosioni che stanno appunto interessando tutto il quartiere. Parrebbe che sia l'edificio nuovo costruito qui in zona della Croce Rossa Italiana, quindi un edificio nuovo che va in frantumi. Tutta la parte riservata ai carabinieri, la nuova caserma, è praticamente immersa nel fumo, anche la parte, diciamo, più a sud di Scandicci è completamente immersa nel fumo. C'è da capire quanto sia tossico questo fumo che appunto interessa tutto il quartiere, quanto sia tossico, ma chiaramente dovremmo vedere, non dovrebbe, è una costruzione nuova, non dovrebbero esserci praticamente strutture in amianto. Eleonora, se mi senti, se puoi condividere il video anche sul mio profilo, perché non riesco a farlo, se lo puoi condividere, è successo proprio adesso questa cosa, è pazzesco. Ripeto per chi si sta collegando adesso, siamo in zona via Pisana, angolo via dell'Acciaiolo, l'incendio che sta interessando la zona praticamente ha messo al buio con il fumo tutta la parte di via Pisana e gran parte della parte di via dell'Acciaiolo. Praticamente il fumo è enorme, sono intervenute diverse unità dei vigili del fuoco, c'è la polizia, la zona è stata chiusa al traffico.
La strada, ripeto, di via Pisana è chiusa, sta prendendo fuoco, interessata dall'incendio, quindi la nuova sede della Croce Rossa, che tra l'altro ci dicono che doveva ancora finire di essere costruita. Vedete che la zona qua è tutta chiusa al traffico, non c'è possibilità d'accesso sulla Pisana, il fumo sta veramente impegnando tutte le zone, ecco sta arrivando un'altra unità dei vigili del fuoco dalla parte sud. Il motivo, come appunto ci stanno chiedendo alcune persone che ci seguono, non è ancora conosciuto. Chiaramente la storia sta, l'episodio è in diretta in questo momento, le informazioni saranno date praticamente in seguito. Adesso il vento sta spostando il fumo verso di noi, forse si riesce a vedere qualcosa, ma chiaramente non possiamo avvicinarci per ragioni di sicurezza e la situazione mi sembra anche abbastanza sotto controllo. Chiaramente si tratta di una zona fortunatamente un po' isolata dalle case, altrimenti con questa violenza l'incendio avrebbe fatto, a mio avviso, dei danni ancora più grandi. Chiaramente è stato abbastanza violento, vedete che stanno arrivando altre unità dei vigili del fuoco, compreso anche la polizia penitenziaria che è intervenuta a supporto delle forze dell'ordine che chiaramente stanno praticamente tenendo sotto controllo la zona. Ed ecco un'altra unità dei vigili del fuoco che sta arrivando. Ripeto, per chi si fosse collegato in questo momento, è in corso un incendio nella zona Scandicci tra via Pisana e via dell'Acciaiolo. L'incendio sta interessando un nuovo edificio di recente costruzione, deve essere ancora finito. È l'edificio della Croce Rossa che è stato costruito praticamente qua nei pressi, tra l'altro, del comando dei carabinieri di zona. Sono tutte costruzioni nuove. L'incendio è abbastanza intenso, fortunatamente no, per ragioni proprio architettoniche di costruzione non è vicino alle abitazioni e sta appunto sotto controllo, meno male. Ripeto, siamo a Scandicci, Firenze, la zona è via Pisana, angolo via dell'Acciaiolo e siamo in diretta in questo momento. No.
Credo che non sia neanche molto salutare star qui a respirare naturalmente il fumo, ma ancora siamo in diretta. La gente qua intorno si chiede se ci fosse stato qualcuno dentro prima dell'incendio. Guardate com'è buia la zona. Ci si augura di no, che non ci siano state vittime, o almeno così si spera. Sta arrivando, vedete, un'altra unità dei vigili del fuoco. Naturalmente non possiamo avvicinarci all'incendio in quanto tutta la zona è stata praticamente interdetta sia al traffico automobilistico che ai pedoni, e mi sembra anche logico perché oltre che alla pericolosità del fatto che si possa appunto essere vicino alle fiamme, ma anche la pericolosità anche della tossicità del fumo che praticamente fuoriesce dalla sede della Croce Rossa, nella quale appunto si è sviluppato questo incendio stamani. Era una sede nuova, pare che fosse stata inaugurata da poco, dovesse ancora essere inaugurata non lo sappiamo, però comunque sia l'incendio interessa questa cosa. Il fumo sta praticamente dilagando sulle abitazioni vicine, la sede è vicina al comando dei carabinieri di recente costruzione e in questo momento tutto è sotto controllo. Stanno intervenendo diverse unità dei vigili del fuoco, la zona è sotto controllo dalla polizia, in supporto alla polizia vi è anche un'unità della polizia penitenziaria che naturalmente qua è molto presente perché siamo vicini al penitenziario di Sollicciano, non tanto lontani. Vediamo come vedete, ci sono molte persone che stanno incuriosite dall'evento che appunto interessa tutta la zona, perché ripeto, il fumo è veramente intenso. Vedete sullo sfondo, non possiamo avvicinarci molto perché vediamo se riusciamo a fare due passi in avanti. Ma chiaramente oltre questa pattuglia della polizia non possiamo andare. Non possiamo riuscire a fare due passi in avanti. Vedete che sullo sfondo ci sono le unità dei vigili del fuoco che stanno intervenendo. Vede che molte persone indossano le mascherine che si vengano distribuite qui intorno alla gente perché pare che
cioè fumo di questo genere chiaramente non è esente da altissima tossicità. Ci cerchiamo di avvicinarci un po', non possiamo andare oltre. La zona chiaramente è, vedete, sullo sfondo di Via dell'Acciaiolo, in una giornata di sole come oggi, è praticamente invasa dal fumo, non c'è possibilità di vedere. La situazione è sotto controllo, molto sotto controllo, vediamo di avvicinarci un altro po' per vedere se riusciamo a documentare meglio, con il telefonino si fa male, chiaramente. Sarebbe occorsa magari della tecnologia un pochino più sofisticata per arrivare a vedere da vicino quello che sta succedendo, ma con il telefonino, come si dice, si fa con quello che passa il convento. È un continuo sopraggiungere di macchine e unità dei vigili del fuoco che chiaramente in poco tempo, adesso riusciamo a vedere perfettamente l'edificio interessato dall'incendio, eccolo là, è un cubo nero, a questo punto si è trasformato così, un cubo nero. Fortunatamente, almeno per quel che si può vedere da questa distanza, siamo, l'edificio è ben lontano dalle abitazioni civili, è ben lontano dal comando dei carabinieri di Scandicci, è ben lontano dal palazzo qua di fronte, e pare appunto che l'incendio sia abbastanza contenuto e le forze dell'ordine insieme ai vigili di fuoco stanno facendo un ottimo lavoro per evitare che persone curiose si avvicinino molto alla zona, che non è esente da pericolosità e tossicità, perché questo fumo è particolarmente tossico. Infatti sono state distribuite delle mascherine praticamente alle persone intorno. Tutta la strada è bloccata. Per ragioni di autonomia della batteria, fra poco chiuderemo questa diretta, vi aggiorneremo durante il giorno, ma parrebbe anche da come si è ridotto il fumo che l'incendio sia praticamente sotto controllo. Quindi per il momento io chiuderei, vi aggiorneremo stasera, tra l'altro stasera alle ore 23:30 c'è la nostra trasmissione live streaming, potete tranquillamente seguirla, ne riparleremo di questo incendio, vedremo anche di trasmettere qualcosa, qualche sintesi se è possibile, altrimenti faremo appunto delle ricerche per capire anche come sono andate le cose e cosa può essere successo. Vi ringrazio a tutti per l'ascolto e speriamo che appunto anche questo episodio si risolva più presto in giornata. Grazie.